Il contratto nazionale per questi lavoratori è scaduto da oltre 6 anni e ora hanno deciso di scendere in piazza per chiedere con forza il rinnovo. Parliamo delle imprese di pulizia, servizi integrati e multiservizi, quei lavoratori che nessuno vede e pochi considerano, ma che permettono tutti i giorni ai cittadini di utilizzare ospedali, scuole, tribunali, uffici, banche e poste, svolgendo servizi essenziali. Anche davanti all'ospedale di Venezia si è svolto un presidio per far conoscere la manifestazione nazionale in programma in queste ore a Roma. Questi lavoratori chiedono un salario migliore, diritti e tutele contro la precarietà e chiedono interventi legislativi sugli appalti che garantiscano regole certe e maggiore trasparenza. Lavorare in un appalto per un giovane vuol dire non avere la certezza di un sicuro futuro a livello familiare, la possibilità di fare un mutuo, di avere una stabilità economica, di vivere continuamente nell'incertezza di un eventuale rinnovo. Non potersi permettere di fare certe cose che con altri contratti e altri lavori è possibile fare. I dipendenti del settore, affermano i sindacati CGIL e CISL e UIL, hanno già pagato la crisi di questi ultimi 10 anni con riduzioni dei contratti individuali di lavoro e delle ore di impiego, come nel caso del decreto cosiddetto sblocca cantieri, che se approvato reintrodurrà la regola del massimo ribasso nelle assegnazioni degli appalti. Intanto è stata sospesa la protesta dei sindacati sui problemi delle sale operatorie dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. Un incontro d'urgenza convocato dalla direzione dell'ULS 3 è servito a sbloccare il confronto per dare risposte ai lavoratori. La direzione si sarebbe impegnata a garantire nell'immediato il turnover di infermieri e operatori sociosanitari, rivedendo l'organizzazione del lavoro. Ora il via a un monitoraggio dell'utilizzo delle sale operatorie e nuovo punto della situazione entro settembre.